essere qua a Firenze per ribadire la centralità della nautica nel sistema produttivo italiano ma europeo, l'eccellenza dell'Italia nel mondo sulla nautica, primi in assoluto come percentuale di mercato sui maxi yacht, primi in tutta una serie di settori e soprattutto la più grande filiera nautica e marittima che c'è a livello mondiale e l'abbiamo in questo paese. Se poi ci mettiamo anche insieme la bellezza e la capacità di coniugare il turismo nautico col turismo d'arte, credo che si capisce come il nostro paese, se lavorerà un po' sui temi della destagionalizzazione, dell'utilizzo più efficiente del sistema di trasporto e soprattutto del sistema anche delle vie d'acqua e delle vie marittime, potremo incrementare ancora di molto non solo il nostro prodotto interno lordo ma anche tutto il sistema turistico. Poi la nautica è una passione, prima che un settore industriale, riuscire a coniugare e a dare la speranza anche tanti giovani in futuro di poter coniugare la propria passione con la propria professione, credo che sia un grande privilegio che in Italia con un settore che cresce si può portare avanti. E quindi questo è un messaggio che voglio dare anche a tanti giovani che oggi in Italia magari credono di poter realizzare i propri sogni nel settore nautico, nel settore del mare. Invece tanti giovani possono trovare occupazione ad alto livello di reddito portando avanti le proprie passioni. Il Salone Nautico è una grande manifestazione a livello internazionale. Il paese ha sempre accompagnato il Salone Nautico anche nei momenti difficili. Devo ricordare, ci sono stati momenti duri del Salone Nautico dove sostanzialmente è vissuto solo con l'aiuto pubblico. Oggi non è così perché negli ultimi anni c'è stato un incremento delle presenze e oggi è tornato a essere un salone importante e che se continuerà così nei prossimi anni tornerà a essere dopo quello che si tiene in Florida il salone più importante a livello sicuramente europeo. È chiaro che oggi quello che tutti ci aspettiamo è che il salone di quest'anno a Genova sia un salone di profondo rilancio e un salone che guardi al futuro. Tra l'altro finiremo il waterfront l'anno prossimo, quindi dall'anno prossimo sarà tutto più facile. Oggi sicuramente Genova sta vivendo un momento complesso, ma questo non può bloccare le speranze del futuro, non solo di Genova, dell'Italia, su un settore come quello nautico dove noi siamo leader mondiali. Quindi se ne faccia tutti una ragione, sarà il più grande salone di tutti i tempi a Genova. Un'ultima domanda, l'altro ieri ho incontrato